Buongiorno a tutti sbarbatori seriali. Oggi nel canale qua di YouTube voglio portarvi un set agrumato. È uno dei miei agrumi preferiti. Non so se questo vi dice qualcosa. Se qualcuno sa, questo qua è un bergamotto. Vi dico subito, la profumazione assomiglia molto all'Earl Grey, al tè quello là. Famoso. E visto che siamo anche in periodo di bergamotto, che va da fine ottobre, ma inizio ottobre, fine marzo, ne approfitto per usarlo. E in questo caso ho comprato un sapone a bergamotto, che in questo caso è lui, di Extro, il mio primo Extro, quindi non so come sia, però vi dico già che a livello di profumazione tanta tanta roba. E il dopo barba è ovviamente spaventoso. Si vedono perfino gli oli in sospensione, cioè è una figata. Penso che sia anche dovuto anche al freddo, ma dopo andiamo a vedere bene insieme. Ho voluto provarlo con lui, col Synthesy. Così ho tempo anche di provarlo una seconda volta, perché l'altra volta mi è piaciuto e proviamo a vedere. Come la meta ho deciso di andare su una un po' strong, tipo una Super Iridium, e che dico, montiamola. Adesso pian pianino manderò fuori dei video con dei saponi un po' particolari, visto che me ne sono arrivati un po'. E comunque vi dico che come bergamotto è una roba da paura. Ma andiamo a vederlo dopo. Allora, che dire, è una bomba come peso. Adesso andiamo a metterci il nostro bel prebarbino e via. Ne metto sempre poco. Oggi mi faccio la barba un po' prima perché sennò ho problemi di luce. E ho il bagno che è troppo luminoso, ti abbaglia perfino. Ah, e come pennellino uso questo di maiale, però l'ho messo in ammollo già ieri, l'ho messo in ammollo perché così almeno sono sicuro che va bene. Questa è tanta roba, assomiglia un pochettino al Dolomiti di Varesino, però beh, Dolomiti di Varesino ha anche altre, è più agrumato, quindi questo qua è solo bergamotto di Sicilia, teoricamente. L'unica paura mia è che questo barattolo pesa. E questo è vetro. Questo se cade nel lavandino, sicuro che se avete una moglie un'amorosa è meglio che scappate. Andate in Messico. Perché veramente, non so, peserà, boh, più di mezzo chilo sicuramente. Adesso qua l'ho messo, ho appena messo l'acqua e si vede già l'olio del sapone che va su, cioè quindi attenzione. Mettiamo un attimino, va. Tanto non avete fretta. E manco io. Oh, dai. Facciamo. Sembra che
che non sia niente male. Dopo cercherò di montarlo un po' di più, perché qua abbiamo il mio amico Claudio che mi ha detto l'altra volta: hai montato, sei troppo veloce. Va bene Claudio, proviamo 2 minuti di montaggio, proviamo, non te li garantisco. Ma adesso sono le 5.31, 7.30, dai. Ma comunque vi dico che profumazione è una roba strepitosa. Il bergamotto si sente molto bello, come avere il frutto, come si dice, vabbè, questo qua sotto il naso, cioè pazzesco. E questo è il primo sapone di Extro che prendo, quindi io non so niente. È che ci sono solo due marche che fanno il sapone a bergamotto, cioè che ha solo bergamotto, perché una è l'Extro e uno è il Mondial, mi sembra, che ne ho sentito parlare bene. E comunque chiama un po' di acquetta, un po' alla volta, ma me la sta chiamando. Dopo comunque uso anche un maiale, quindi diciamo che io sono più bravo con i tasti, con i sintetici a montare. Vi dico, non sono mica un campione mondiale di montaggio di sapone, quindi potete criticare quanto volete. Beh, molto molto bello. Bene, allora adesso cominciamo sul serio. Ma scusate, ho i capelli che sono sempre sparati, ma proviamo qua con le Super Iridium. Speriamo che vada bene. Magari. Beh, non male. Che dire, sapone sembra che vada da Dio. Il rasoio si sta comportando bene, la lametta, beh, si sa, è una delle più taglienti che ci sia, a livello anche di esposizione, se non sbaglio siamo sui 22 mm di larghezza contro i 21,88 di una Voskhod o i 21,93 di un'Astra.
Quindi dico, personalmente mi piacciono rasoi un po' più aggressivi. Questo è efficace, non dico di no. Però per come sono fatto io, nel video scorso che ho provato il... come si chiama? Ah, Game Changer 1,5 va veramente da Dio. Avevo pensato al prossimo video a far con questo, quello della Stirling ha un gap di 1,90. Taglia un pela patate, insomma. E vi dico, passando anche su dove non c'è più sapone, comunque c'è una buona scorrevolezza. Quindi anche dopo che va via il sapone, resta qualcosa di protezione. Ah, sono calma, avevo in mente questo qua come l'avanguardia, materiali pregiatissimi, cioè leggerissimo. Una volta lo devo fare un video però. Dopo disiscrivetevi dal canale, ma va bene, voglio provare. Aspetta cosa faccio, prelevo ancora un po'. Non sono soddisfatto, quindi... magari ne ho prelevato un po' poco, perché comunque è un sapone duro, eh. E sì che ho usato il maiale, che il maiale dovrebbe prelevare a manetta, ma... Oh ragazzi qua, oh, là, adesso ho montato come voglio io. Bene, andiamo di contropelo.
Praticamente ho già tolto via tutto in pelo. Rasoio, per quanto è delicato, cioè delicato, non è proprio super aggressivo, però vi dico che sta facendo il suo bel lavoro. Vediamo. Beh ragazzi, sicuramente con un pennello un po' più performante, montaggio è una bomba. Adesso faccio una bella... Ma si può dire, come dicono, un passaggio di cortesia, una passata di cortesia. Visto che mi ha avanzato sapone, e comunque sono bello liscio. Adesso sappiamo il viso un attimo. Oh là, bella, bella ghiacciata, eh. Siamo sui 5 gradi, penso. Fuori della pelle, li chiudiamo per bene, ti manca perfino ti toglie il fiato. Beh ragazzi, è straghiacciata l'acqua. Bene, allora adesso teniamo un attimino a bomba. Vi do le ultime delucidazioni. Vi dico già, il sapone, per chi piace il bergamotto, gli agrumati, merita, cioè senza ombra di dubbio. Se uno non piacciono gli agrumati è un po' fregato, però penso che Xtrone faccia altre linee, quindi ne vale la pena provarlo, una bella meccanica. E sia posto la rasatura, va bene. Qua, il mio posto. Cioè. E vi assicuro che vado nella stessa direzione, però qua a me, boh, ci sarà un piccolo ondosso, ci sarà, bah, non si sa. Bene, allora adesso c'è da usare questo. Lo agitiamo un attimo, tipo... shaker, speriamo che non parta. L'unica roba che non mi piace tanto è lo spruzzino, perché vabbè, e dopo barba con lo spruzzino non mi esaltano. Adesso spruzziamo e vediamo come va. Però lo nebulizza. Forse ragazzi ne ho messo un po' troppo.
lo nebulizza troppo bene. Adesso qua mi sono perfino lavato, ma forse lo spruzzino ha un senso perché si sente proprio molto il bergamotto, una roba un po' carina, insomma. Pennellino qua si è comportato, dai, benino, dai, bene. Sapone, come sempre, sono stato contento. Rasoio ha fatto il suo bel lavoro. Adesso lo smontiamo e via. Ho sempre paura di perdere la rondella e che vada fuori, anzi fuori, e che vada giù nel lavandino, dopo recuperarla è da divertirsi. Come cosa, la mia bella pietrina, per togliere via. Così, se avete bambini a casa, non succede niente. Là. Tiè, posto. E vabbè, ha una cosa, dimenticavo. Il bergamotto, va da Dio, col Campari, è una bomba. Dovete provarlo. Proprio è la sua morte. Anche nel tè, ma nel Campari. Ah, e comunque, senza la cannuccia si beve, che è un aperitivo, non è un cocktail. Bene. Detto questo, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. E spero che vi sia piaciuto il video e insomma, che vi sia piaciuto anch'io, perché non sono bellissimo, però piaccio. Quindi ci vediamo al prossimo video, ragazzi.